Salve, con questo video andiamo a illustrarvi le funzionalità di Leonardo. In particolare abbiamo preso in considerazione un'applicazione che permette di riassumere quelle che sono le informazioni sul web. Quindi dico a Leonardo di crearmi l'applicazione Summarize URL. Andiamo a definire quelle che sono le componenti grafiche ed in particolare andiamo a creare l'area di testo e il campo di testo e il relativo pulsante. Quindi inseriamo il campo di testo URL, aggiungiamo l'area di testo Summarize e creiamo il pulsante Enjoy. A questo punto andiamo a definire quelle che sono le funzioni ed in particolare il tasto Enjoy. Che cosa fa? Riassume il contenuto del campo di testo URL nell'area di testo Summarize. A questo punto lanciamo l'applicativo, andiamo a identificare quello che è per noi l'articolo da riassumere, copiamo la URL, lanciamo il nostro applicativo, incolliamo la URL selezionata dell'articolo, schiacciando il tasto Enjoy e otteniamo il riassunto. Possiamo fare molto di più, andare a salvare quello che è riassunto in un file CSV e quindi il tasto Enjoy potrà anche salvare il contenuto dell'area di testo su un file CSV. Rilanciamo il nostro applicativo, incollando sempre la URL dell'articolo che ci interessa. Il tasto Enjoy fa vedere il riassunto, ma permette anche di averlo, salvarlo su un file CSV. Modifichiamo ulteriormente quelle che sono le componenti grafiche. Andiamo ad aggiungere una lista valori che chiameremo save con gli elementi sì e no. Tra le funzioni possiamo aggiungere una condizione che andiamo a creare, che se praticamente la lista valori save contiene la risposta sì, il tasto Enjoy salva il contenuto dell'area di testo Summarize e fa rassegna stampa.csv. Lanciamo il nostro applicativo, ricopiamo la URL dell'articolo che ci interessa, selezioniamo a Save sì, clicchiamo Enjoy, otteniamo il file rassegna stampa.csv salvato.